Giambattista Tiepolo. Il rococò è uno stile decorativo in cui le varie arti e l'artigianato si integrano con leggerezza. E questo è il tratto dominante dell'arte del Settecento, ma non il solo. Anche in questo secolo si confrontano diversi linguaggi e interessi. In pittura, lo stile rococò si traduce in opere chiare e luminose, con temi allegorici inneggianti all'amore galante o ricercate scene che esaltano la vita mondana dell'aristocrazia. Negli ambienti di rappresentanza vengono realizzati grandiosi affreschi illuminati da colori chiari e vivaci. Hanno la funzione celebrativa, rappresentano prevalentemente soggetti storici, mitologici e allegorici, caratterizzati da movimento e teatralità. Si fa strada intanto il pensiero illuminista, che sprona ad indagare con attenzione la realtà, sia naturale sia dell'uomo. Alla pittura di corte si affiancano altri generi come i ritratti, le nature morte, scene di vita quotidiana, paesaggi, con i quali si inaugura il genere del vedutismo. Nell'antichità, l'isola greca di Citera era considerata il luogo in cui era nata Afrodite, dea dell'amore. L'isola era divenuta un luogo sacro, dedicato ad Afrodite e all'amore. Quest'opera mostra il viaggio amoroso di una coppia verso l'isola dell'amore. Una coppia è impegnata in una galante conversazione, un'altra si sta alzando, mentre una terza si avvia verso una barca che li riaccompagnerà alla riva. La giovane donna si gira e guarda con rimpianto il luogo della sua felicità, mentre sullo sfondo alcuni personaggi salgono su una barca sorvolata da amorini. Di rilievo il ritmo compositivo di questa tela, il sottile movimento dei gruppi di personaggi, la dolcezza vibrante dei colori tenui e pastellati. Uno degli elementi più innovativi dell'opera è comunque il paesaggio brumoso e misterioso in secondo piano, che ci richiama la memoria ai paesaggi di Rubens e quelli di Leonardo da Vinci. Giambattista Tiepolo, nato a Venezia nel 1696, esordì nel campo della decorazione dell'affresco ispirandosi a Veronese. Molto apprezzati furono gli affreschi del Palazzo dell'Arcivescovado di Udine, con storie dell'Antico Testamento, del 1729. Negli anni successivi la sua fama si consolidò in Italia e all'estero. In collaborazione con il quadraturista Mengozzi Colonna, realizzò la decorazione del Palazzo Labbia a Venezia, con le storie di Marcantonio e Cleopatra. Chiamato a Würzburg nel 1750 dal principe vescovo Carlo Filippo di Greffenklau, realizzò il suo capolavoro, la vasta decorazione della residenza con l'aiuto dei figli Gian Domenico e Lorenzo, attivi nella sua bottega. Tornato in Italia nel 1753, lavorò agli affreschi di Villa Valmarana presso Vicenza nel 1757 e per nobili famiglie veneziane come gli affreschi di Carezzonico del 1758. Nel 1762 si trasferì a Madrid per affrescare le sale del nuovo Palazzo Reale con l'aiuto dei figli. La sua arte si basa sulla forza del colore. Toni chiaro e pastello sono stesi su superfici ampie, creando un effetto di leggerezza. Le sue opere hanno un carattere scenografico e teatrale. Morì a Madrid nel 1770. Un grande affresco riveste il soffitto dello scalone d'onore della residenza del principe vescovo von Greffenklau a Würzburg, in Germania, progettata dall'architetto Balthasar Neumann. Tiepolo raffigura contemporaneamente soggetti storici, allegorici e mitologici con lo scopo di celebrare le origini e il potere del committente. Le figure sono inserite entro scenari architettonici arditi che creano illusioni prospettiche dal basso verso l'alto in audaci scorci da sotto in su, al punto da sbordare dalla cornice. Si crea una fusione tra spazio dipinto e spazio reale tridimensionale. La composizione ha un taglio diagonale e assume una forma piramidale, culminando nell'immagine del vescovo nell'ovale. Un effetto di luce intensa contribuisce a dilatare gli spazi oltre i limiti delle architetture. Ne deriva un'atmosfera molto mossa, come se la volta fosse attraversata da veloci movimenti di nuvole. I colori sono accostati senza passaggi sfumati.
La vastità del cielo è percepibile grazie alle ampie stesure di toni chiarissimi che contrastano con gli azzurri forti. In questo periodo in pittura si utilizzano colori chiari e luminosi entro composizioni ampie e razionali. Giambattista Tiepolo realizza grandiosi impianti decorativi volti alla celebrazione dei committenti che vengono interpretati come sontuosi eventi teatrali e l'illusionismo prospettico del Seicento diviene un pretesto per mettere in scena, non senza ironia, i fasti mondani dell'aristocrazia europea. La rappresentazione del vero trova spazio nei dipinti a soggetto profano richiesti da collezionisti e viaggiatori. La pittura di genere rappresenta tutte le classi sociali di cui descrive frammenti di vita quotidiana. L'affresco illustra un episodio mitologico. Al centro, il sacerdote Calcante sta per uccidere la giovane Ifigenia, destinata al sacrificio perché la mancanza di vento impediva la partenza alle navi per portare la guerra a Troia. Tutti i presenti volgono lo sguardo verso sinistra perché, miracolosamente, sopra una nuvola vaporosa, due amorini trasportano una cerva che verrà immolata al posto della fanciulla. Sulla destra, Agamennone si copre il volto per non vedere l'uccisione della figlia. Eolo, dio dei venti, soffia perché la flotta possa salpare. Bandiere e vessilli sono già in movimento perché ora spira il vento. Tra le due colonne appare un personaggio, forse Giustino Valmarana, che, commosso, segue il dramma che si svolge sull'altare del sacrificio. Nell'Immacolata Concezione, la Vergine Maria viene raffigurata in piedi sulla sfera terrestre e la mezzaluna, mentre calpesta il serpente del peccato originale. È incoronata di stelle e sovrastata dalla colomba dello Spirito Santo. Intorno a lei piccoli angeli e alcuni simboli mariani, il ramo di giglio, la palma, lo specchio. L'immagine è diventata un modello di riferimento per la rappresentazione iconografica dell'Immacolata Concezione della Vergine, che fu concepita senza peccato originale. Nell'arte di Tiepolo, i temi, siano essi mitologici o religiosi, hanno in comune lo stile di rappresentazione delle figure e di colori luminosi. La luce è la vera protagonista di tutte le opere, una luce che riempie e crea uno spazio dilatato. Palazzo Labbia apparteneva a una ricca famiglia veneziana. Il suo salone è stato affrescato alle pareti con storie di Antonio e Cleopatra. Le architetture dipinte, entro cui sono inserite le figure, si chiamano quadrature e venivano realizzate da esperti del disegno prospettico, spesso con l'aggiunta di decorazioni a stucco. In questo caso, il quadraturista è Gerolamo Mengozzi Colonna, con cui Tiepolo ha lavorato in molte occasioni. La scena con il banchetto di Antonio e Cleopatra si svolge entro una grande architettura classica che spinge il nostro sguardo in profondità, producendo l'illusione che la stanza prosegua oltre la loggia dipinta. I personaggi, pur essendo a grandezza naturale, sono collocati su un piano rialzato rispetto a quello della stanza e ciò richiama un palcoscenico teatrale. La prospettiva è impostata dal basso verso l'alto, il punto di fuga è collocato nella parte inferiore dell'affresco, in modo che la scena sovrasti lo spettatore. La luce è studiata in modo da far sembrare che ogni dettaglio appartenga allo spazio reale. L'insieme si presenta come un grande trompe-l'œil, termine francese che indica l'inganno dell'occhio. Su una specie di terrazza posta sopra la loggia, alcuni musicisti intrattengono i commensali. Cleopatra scioglie una perla in un calice di vino per mostrare la propria ricchezza e per impreziosire la bevanda in onore di Antonio. Pur facendo riferimento alla storia antica, i personaggi vestono sfarzosi abiti settecenteschi. Tutto allude al prestigio della famiglia Labbia. Tiepolo ha firmato l'affresco con un autoritratto e accanto a lui si trova Gerolamo Mengozzi Colonna. Inserisce personaggi dell'Asia e dell'Africa con abiti descritti in modo molto verosimile. Tre gradini dividono il pavimento del salone dal banchetto dipinto. Un nano buffone e un cagnolino ci fanno entrare nell'affresco.